Ehi, dico a te, ma ti svegli? Anzi, ci svegliamo? Raga, qui ormai è tutto un social, l'amicizia sui social, l'amore sui social, addirittura la vita intera sui social. Si mangia coi telefoni nelle mani, costruiamo tutto attraverso uno schermo, una tastiera e un paio di fili per far funzionare la tecnologia. Dove sono le emozioni? Dove? Dove sono quei ragazzi che si intimidiscono per chiedere all'altra di uscire? Quei ragazzi e quelle ragazze che arrossiscono per un complimento e non per un mi piace. Oggigiorno, cari miei, conta più un post in bacheca di un ti amo, una foto più di un'uscita tra amici, un mi piace più di un invito. Conta apparire. E poi tutti quei programmi per modificare le foto, per farsi vedere come? Più belli? Più magri? Come? Ditemelo voi. O forse più accettabili da una società che ci vuole solo come copie, un branco di copie. Ritorniamo alle emozioni. Gente che indossa maschere su maschere. Per cosa? Come si dice, dai, d'altronde, dietro uno schermo tutti leoni e davanti la faccia... Dai, finite voi. Qui il problema è che si sta costruendo tutto attraverso dei social. Guardiamo ad esempio questo tipo di emozioni. Cosa ne pensate? Questo no è l'esempio? Maschere su maschere. Depressione, gioia, dolore, sentimento, amore, tutto. Una sopra l'altra. Che la gente si autocostruisce addosso. Per cosa? Per mostrarsi a qualcun altro, a un'altra persona, a un altro ragazzo, più forte, più in nella società. Come? Il bello non è essere tutti uguali, è essere unici nel proprio se stesso. E i social questo fanno, ci rendono tutti uguali dietro uno schermo, una tastiera o quello che è. E non è giusto, per niente. Vi lascio un esempio di come oramai le chat si sono evolute, di come oramai si fanno le relazioni tra persone. Ed è una cosa veramente squallida e bruttissimo. Vi saluto così e rifletteteci e ringraziamo tutti i miei compagni che mi hanno aiutato in questo video e solo questo vi volevamo far capire. Vi vogliamo far capire cosa stiamo diventando. Stiamo diventando dei robot, robot dei social. Solo questo. E riflettete, pensate e uscite. Uscite e vivete.
solo questo.